Intanto c'è il parziale anche da Iesi, 22-16 per la SIC sulla Carisbo Bologna, 22-16. 6 punti di vantaggio Benetton, 3-10 da giocare in questo primo periodo. Jay Guyton contro Jackson, Delfino. È entrato anche Max Bulleri, grande recupero dunque per questa serie di semifinale del play azzurro. Smodish, la tripla, meno 3. Aveva aspettato un attimo di troppo a tirare, dicevo adesso non tira più pur essendo libero, invece si è coordinato e ha messo un gran canestro a Smodish, che però va a fare fallo. Gioco in pick and roll laterale con il blocco di Nicola. Jackson è andato a pescare il fallo della difesa, l'arbitro Cicoria sulla linea di fondo, mentre Taurino sta spiegando prima gli uomini della Benetton, ora ma ha ragione Taurino, ciò che è avvenuto, ha ragione, il fallo c'era, in movimento Smodish è andato a cercare di frenare in maniera intelligente Jackson, però come se fallo. Intanto un altro innesto di stagione in corso, Aris Mujezinovic entra per dare il cambio, danno Mottola nella skipper numero 9, Aris Mujezinovic sull'attacca bassa mentre Jackson segna il primo tiro libero. E adesso Marconato ha un vantaggio notevole di altezza vicino al canestro, sia che sia marcato da Mujezinovic. Tanto sembrerebbe risolto il problema di Jorge Garbajosa, con lui c'è Lene Molin. Dunque pronto a rientrare Garbajosa, 2 su 2 per Jackson, più 5 Benetton, 21 per chi difende, 16 per chi attacca. Delfino, c'è un intervento dell'arbitro Facchini, fallo di Bulleri. Basta un po' il quintetto Messina, toglie proprio Marconato, inserisce Garbajosa. Adesso un quintetto particolarmente... è un quintetto che può fare grande contropiede. Pericoloso questo, sia in contropiede che nel tiro pesante. Con Nicola, Garbajosa, Bulleri. Subito pescato Garbajosa in un fallo sul tagliafuori. Andiamo a rivedere qui. Si spingono un po' tutti. Mujezinovic. 2 minuti e 30 da giocare nel primo periodo. Gara 1 delle semifinali. Skipper Benetton 16-21. Per il momento il parziale in favore dei trevigiani. Sbaglia il primo. Devo dire Mujezinovic, questo tiro un poco fluido, vedete come ferma la palla sopra la testa, adesso lo rivedrete, e poi spezza il movimento del tiro che non è molto fluido, vedete, ferma la palla e poi la frustata di polso e sbaglia. 0 su 2, intanto raggiunto il bonus, lo sottolineiamo da entrambe le parti per questo finale di primo periodo. Jackson, Nicola era in una posizione per lui ideale, ha rinunciato a questo tiro, ora tira completamente smarcato Garbajosa, dunque un passaggio in più, ma il campo aperto a tirare libero è stato Garbajosa, ha fatto dunque bene Nicola a non forzare in precedenza. Dal piccolo alto Vujanic, ancora non entrato precisamente in partita Vujanic, e qui chi invece è entrato sicuramente è AJ Guyton, 2 su 2 delle triple, 6 punti, 9 quelli di Smodish, dall'altra parte 8 Morris Evans, raddoppio su Jackson, Nicola apre la scatola ancora per linee esterne, la Benetton con Jackson pescato libero, sbaglia il tiro da 3, taglia fuori di Mujezinovic, poi Vujanic ad aprire il campo per Delfino. Voleva anche questo tiro Guyton e lo trova. Scatenato AJ Guyton, attenzione perché la skipper si porta a meno 2, 22-24, Jackson Okulaja segue il tiro, recupera il rimbalzo d'attacco, Ademola Okulaja, Jackson. Vogliono giocare una per Garbajosa da fuori. Finta il tiro dai 6 metri, poi dopo il palleggio aver messo palla per terra, serve Marcello Nicola che piazza un frontale abbastanza comodo, 24 secondi, ora 20 per il gioco d'attacco della skipper.
5 punti di vantaggio per la squadra in difesa. Gaeton, che serie, che serie incredibile di Gaeton, qui ha tirato da lontanissimo, ben oltre i 6,25. 12 AJ Gaeton, 4 su 4 da 3. L'arbitro Cicoria a fermare il gioco. Fallo di Mujezinović sulla penetrazione, a mio parere prima del tiro, e infatti vengono dati i due tiri liberi perché è stato raggiunto il bonus, ma vedete di nuovo l'azione, il fallo, come avete visto Mujezinović l'ha commesso mentre il giocatore in attacco recuperava il palleggio. secondi 90 centesimi. Guarda, potrebbe anche cambiare difesa la Benetton adesso, perché ha un quintetto in campo che può fare anche pressing, vediamo, anche perché c'è solo Kulaja a saltare sul rimbalzo in attacco. Vediamo se Messina prova qualcosa in questi 12 secondi per sconvolgere un po' i piani dell'attacco skipper. Jackson 2 su 2, 29-25, ultimi 10 secondi del primo periodo, più 4 Benetton, ultimo tiro per la skipper Vujanic, penetra e scarica per Mujezinović, servito in movimento il lungo della skipper, realizza quasi allo scadere, poi c'è il tiro sul suolo della sirena di Marcello Nicola, per noi sul 27-29 in questa gara 1. Prima di fornire anche gli aggiornamenti dagli altri campi, un piccolo break pubblicitario ringraziando Tommaso Meccarozzi che sta coordinando per Rai Sport Satellite a Saxa Rubra. Di nuovo collegati con il Palla d'Ozza in Piazza Zarita mentre attendiamo gli aggiornamenti dagli altri campi con la regia di Roberto Gambuti, ringraziando la Lega Basket, Maurizio Bezzecchi e i colleghi sul campo di Iesi dove si sta giocando la gara 2 della finale di Lega 2 fra Sic Iesi e Carisbo. Ricordiamo l'altra semifinale è Montepaschi Siena, Scavolini Pesaro, l'unica formazione che abbia dovuto giocare 5 partite. Vediamo il quadro dei playoff ricordando i 3-0 degli altri quarti di finale, quello fra Montepaschi e Metis, quello fra Benetton e Oregon Cantù, quello fra Skipper e l'Automatica, 3-2 invece per la Scavolini sulla Pompea Napoli. Queste dunque le semifinali e per il momento 27-29 il primo parziale, buon amico, di questo acceso confronto che l'anno scorso valeva lo scudetto. Ricordiamo che l'anno scorso in gara 1, pur partendo con una serie impressionante da 3 punti, il 70% dai 6-25, la skipper comunque uscì sconfitta dalla gara 1. È vero, nonostante quello fece per tre quarti una partita incredibile la skipper e poi fu beffata. Però qui Gaeton è partito in maniera impressionante, 4 su 4, e ha riportato sulle percentuali della squadra bolognese. Attenzione a questa difesa adesso un po' più aggressiva della skipper, troppi punti segnati nel primo tempo per essere una partita da playoff. 29-27 è un punteggio incredibilmente alto. Ivanz sbaglia, rimbalzo di Marco Nato, attenzione l'arbitro taurino. Fallo in attacco. Fallo di Marco Nato sul rimbalzo. Vujanic contro Eddy. Sale a bloccare per Vujanic. Mujezinović. E sono i primi punti di Milos Vujanic. È il pareggio della skipper dopo meno di un minuto del secondo periodo, 29-29. Attenzione perché è un accenno di zona quella della skipper. Mujezinović, secondo fallo personale, due per lui, due per Smodish. Dall'altra parte due falli soltanto per Orge Garbagosa, ma uno a testa per Eddie Evans, Marco Nato, Bulleri. Finora 6 falli di squadra totali per la Benetton, 7 per la skipper con quest'ultimo di Aris Mujezinović. In lunetta Ademola Okulaja. Dopo aver chiuso la sua stagione in Spagna con il Girona è arrivato a Treviso
2 su 2, Ademola Okulaja è già considerato un punto fermo per il futuro della Benetton. Ademola Okulaja riporta avanti la Benetton dopo un minuto esatto del secondo periodo, 29 per chi attacca, 31 per chi difende. Pareggio, Basile. Basile è molto bravo a sfruttare il cambio difensivo, si è trovato in vantaggio sull'uomo e lo ha punito. Ivans, intanto al dodicesimo, 23 a 16 per il Montepaschi sulla Scavolini nell'altra semifinale. Morris Ivans, tripla, riporta andando in doppia cifra con il suo primo canestro pesante, più 3 la Benetton. Vujanic sul blocco alto di Mujazinovic, Vujanic sta spostandosi in difesa, e questo è un Nicola contatto duro, fallo, sì. Questo è un contatto duro con Nicola che prova a prendere lo sfondamento, poi non ci arriva. Si stava ancora muovendo. Vedete, si sposta proprio Nicola con il busto e va a incrociare. Questa è una bella botta, però nei playoff ci si alza e si gioca. Un minuto e mezzo giocato nel secondo periodo. Basile va in penetrazione fino in fondo e sbaglia, ma c'è rimbalzo difensivo. Okulaja, Annie. Vediamo ancora la zona di Bologna e il taglio sotto di Ivans completamente libero. E ricezione a un metro di stacco, sì, da terra. Fantastico Ivans. Non era un passaggio facile, intanto pronto a entrare Mancinelli con il numero 6 delle file bolognesi, dà il cambio ad Anno Motola, dunque più velocità, meno centimetri. Ma vedi, Ivans non ha solo saltato, è stato intelligente perché ha giocato dietro le spalle dell'ultimo difensore della zona, e quello è un punto difficile perché il difensore guarda verso la palla e se riesce ad andare dietro la schiena lo metti in difficoltà, lui non sa dove sei. Quello che ha fatto Ivans molto bene. Poi sai, si aggiunge che salta un metro da terra quando gli passano la palla. Ivans 2 su 2. È anche un po' di zona per la Benetton, la vedete schierata. Davanti Okulaja, Enni, dietro al centro Marco Nato, sui lati Nicola e Ivans. Certo che con un Gaeton così, vediamo, vediamo. Ci prova. Tripla AJ Gaeton ed è il meno 2, 34 Skipper, 36 Benetton. Attenzione, sembra una zona mista questa, 4 a zona, e vedete Gaeton su Edney. Ottimo lavoro, ma attenzione al tiro da tre punti di Marcelo Nicola. Sul secondo ferro Mancinelli, lotta e recupera il rimbalzo difensivo. Skipper che si proietta immediatamente in attacco, spinge il pallone fino al lay-up finale, corto Basile, l'errore, il rimbalzo, recupero difensivo della Benetton, il ribaltamento. Okulaja servito ancora da Ivans, c'è fallo a Milos Vujanic, l'arbitro Cicoria era sulla linea di fondo. È intervenuto da dietro Vujanic sulla penetrazione. Insomma, lì Vujanic però non ha neanche toccato, se c'era il fallo era molto molto prima, almeno. Boh. Intanto a 3.43 dal termine del secondo quarto, 31-26 fra Sik e Karisbo. Futur Virtus Bologna, il pallone recuperato da Mujazinovic, fallo di Nicola, l'arbitro taurino. Ma qui Basile da dietro gli ha toccato la palla, a mio parere in maniera corretta, e poi ha perfezionato il recupero Mujazinovic. C'è stato il fallo di Nicola per evitare il contropiede che sarebbe scattato inesorabile. Milos Vujanic, 32 punti nella vittoria casalinga del 16 novembre in 37 minuti di utilizzo, con 11 su 12 ai liberi, 3 su 7 da 3, 31 invece nella vittoria al supplementare a Treviso il 28 marzo in 37 minuti, ancora una volta un solo errore ai liberi su 10 e 35 di valutazione. La palla recuperata qui da Ivans contro AJ Gaeton, Tyus Edney contro Vujanic. Ivans prova il tiro da 3,
lo sbaglia completamente, mentre sta per rientrare Jackson nelle file della Benetton. Spinge in accelerazione Basile, trova il fallo della difesa, e quando la skipper cerca di andare in velocità crea molti più problemi alla Benetton. Certamente, anche perché la skipper adesso ha in campo una squadra fatta apposta per correre, con Mancinelli numero 4 e Mujesinovic 5, che comunque è un giocatore rapidissimo. E tre frecce come Basile, Vujanic e Gaito. Certo, queste sì. E cambia un po' le carte in tavola Messina, dentro Garbacosa, dentro Jackson, dentro Pittis. 6:23 da giocare nel secondo periodo, gara 1 della semifinale scudetto. 35 skipper, 36 Benetton, Basile. Sbaglia il pareggio, dunque resta un punto di vantaggio. Recupero difensivo a rimbalzo di Marco Nato. Ed è sempre una zona mista, quella di Repescia. Vediamo, adesso sono in una zona 2-3 normale, sono entrati in zona 2-3 con Basile sulla linea di fondo, abbastanza strano comunque. Occhio al flottaggio, intanto va in penetra e scarica Garbacosa per Ivans. Ivans a realizzare da sotto, più 3 Benetton. Dopo 4 minuti Ivans del secondo periodo, 15 punti, 6 su 9 dal campo. La migliore valutazione per la sua squadra. Gaiton prova a rispondergli subito, sono i due giocatori che hanno la migliore valutazione in questo momento. 15 per Gaiton, 15 per... Ed è zona ancora 2-3 per Bologna. Errore qui sul passaggio. Sì, non ha trattenuto la palla Marco Nato, non era un passaggio facile comunque. Basile la finta, Vujanic, posizione ideale, tripla. Si è di nuovo in parità. 38 pari e 7 su 12, guardate, nel tiro pesante per la skipper. Ancora la zona. Vujanic e Gaiton davanti al centro dietro. Mujesinovic, Marco Nato, è così che si può battere questa zona con il taglio al centro di Marco Nato, che riceve e senza pensarci due volte mette il tiro, sì, fronte a canestro. Anche perché in quel caso Marco Nato ha un giocatore più piccolo davanti che sicuramente non gli può dare fastidio sul tiro. Vujanic, tripla, sorpasso, skipper, 41-40, dunque avanti la squadra di casa con Vujanic che è già arrivato a quota 8 e 2 su 2 nelle triple. Jackson contro Basile, la palla per Marco Nato, c'era pronto in angolo Ivans, completamente libero, Jackson la finta, Ivans servito in movimento, va a cercare una forzatura, rimbalzo d'attacco di Denis Marco Nato, c'è contatto con Mancinelli e fallo, fallo dell'abruzzese. Beh, a mio parere non ha ragione a protestare Repescia in questo momento. Rivediamo. Perché il fallo c'era, non c'era qui, perché vedete è fermo Mujesinovic, ma c'è fallo qui perché Mancinelli ha saltato e quando salti sulle finte e poi ricadi e c'è il contatto parte la fischiata in modo automatico. 41-40, 4 minuti 8 secondi da giocare. Pittis, è una delle partite decisive della stagione, una delle più importanti in assoluto, gara 1 della semifinale, il fallo di Delfino. Il fallo di Delfino fatto apposta per mandare lunetta a Pittis. Guardate, proprio subito, appena mette giù la palla, il fallo. Pittis però risponde da par suo mettendo il primo. Intanto 38-24 il parziale al Palasclavo. Se non ho capito male, a 2 minuti dal termine del primo tempo. 42 Benetton, torna avanti con i due di Pittis. Non si è capito. Delfino, 6 secondi, Delfino, Basile, e Basile mette la tripla, ottima giocata, Delfino
ha passato e tagliato, pronto a eventualmente a uscire sul lato, ma Basile ha scelto la soluzione personale. Beh, la skipper sta tirando col 64% da 3 e con il 50 da 2, cosa abbastanza strana, e c'è una palla persa, contropiede, fallo antisportivo dice l'arbitro taurino. Dunque due tiri e rimessa dal centrocampo per la skipper, mentre sta per rientrare Taiusenni nelle file trevigiane. Pittis che discute con l'arbitro Cicoria, c'è un time out, rivediamo, buon amico. Qui difficile dire, perché c'era proprio un giocatore della skipper in linea, non si vedeva cosa è successo, ma era chiara l'occasione di contropiede per la skipper, e a quel punto lì è meglio lasciarli andare, prendere due punti invece dei possibili quattro. Che ricordiamo che quando c'è fallo antisportivo, oltre ai due tiri liberi, la palla ritorna alla squadra che ha subito il fallo per un'altra possibilità, quindi un altro attacco. Ancora, abbiamo rivisto. Protagonisti in particolare Smorich e Gaiton nelle file della skipper, e proprio i due uomini più in forma, gli uomini che hanno aumentato il fatturato nel corso dei playoff rispetto alla regular season. Eccolo qua, AJ Gaiton, grandissimo protagonista, una serie impressionante di canestri pesanti hanno fatto la differenza per il momento, 5 su 6, è partito subito con un 4 su 4 che ha tenuto a galla la skipper anche nel momento più delicato, quando la Benetton aveva preso un margine considerevole di vantaggio con un break favorevole dovuto alla migliore difesa, le scelte più oculate soprattutto da due punti, certo, non cercando forzature da fuori ma andando a soluzione ad alta percentuale. Benetton tira 11 su 13 per l'85% da due punti, ma solo il 30%, che poi non è neanche una cosa disastrosa, da tre punti non è una buona percentuale, però insomma si vede anche di peggio. Inquadrato il patron Seragnoli in prima fila del parterre. I due liberi utilizzati a metà da Basile, più 3 dunque, e rimessa da centrocampo dopo il fallo antisportivo, 3 minuti e 15 da giocare, Gaiton, punteggio altissimo, Basile, e Basile dal palleggio, mette palla per terra, va a cercare però, non avvedendosi del movimento di Mancinelli in taglio verso l'interno dell'area. Sì, e qui la skipper è stata fortunata perché è andato a intercettare Okulaja quando la palla sarebbe finita fuori e sarebbe stata della Benetton. Episodio dunque favorevole alla skipper, che lo sfrutta con questa penetrazione centrale fino in fondo di Gianluca Basile, va con il layup vincente al più 5, massimo vantaggio ora per la skipper quando mancano meno di 3 minuti all'intervallo lungo. 2.48 per la precisione, Ivans sul cubo, pronto a rientrare, Pittis per Carvagosa. È sempre box and one, 4 a zona e 1 a uomo, qui battuta dalla Benetton che poi sbaglia in maniera incredibile da sotto con Carvagosa. Volevano il fallo dalla panchina e anche dalle tribune bolognesi su questo contatto in area, ma intanto c'è il penetra e scarica di Carlitos Delfino per Mancinelli, che realizza il più 7 della skipper, nuovo massimo vantaggio, sta per rientrare Bulleri, cambia le carte in tavola con un doppio cambio, Ivans e Bulleri pronti per questi ultimi due minuti della Benetton, intanto servito Carvagosa, prende la stoppata fallosa però stavolta sul passaggio di Riccardo Pittis. E allora sì, guardate proprio il tocco di Mancinelli sul braccio, non c'è dubbio. Intanto all'intervallo Sic Iesi 39, Carisbo Futur Virtus Bologna 33, più 6 dunque nella gara 2 della finale di Lega 2, anche questa prevista sulle 5 partite, dunque per andare in Serie A occorre vincerne 3. Carvagosa segna il primo tiro libero, meno 6 per i campioni d'Italia, 43, 2 minuti esatti al termine. Due su due, Carvagosa, meno 5. Ettore Messina adesso ha cambiato la marcatura su Basile. Basile ha creato molti grattacapi nelle ultime azioni.
Basile, passaggio schiacciato per terra per Gaeton sul blocco di Muriezinovic, 6 secondi, cerca l'uno contro uno, sfrutta il mismatch contro Garbacosa, va fino in fondo, eccolo qua, sul cambio di difensivo. Attenzione, stato... perché si è fatto male Gaeton, ricadendo, si è fatto male probabilmente alla caviglia. Attenzione a Bulleri, sbaglia il tiro da tre, rimbalzo d'attacco di Ademola Okulaja, vuole il cambio, vuole il cambio Gaeton, l'uomo più in forma del momento per la skipper. Franco, la Benetton ha un grande problema, Edney non riesce a difendere né su Gaeton né su Basile, lo lasciano tutte le volte sul posto, lo piantano sul blocco e vanno dentro. È chiaro che non puoi rinunciare a Edney in attacco, ma in difesa il giocatore americano non sta tenendo il suo avversario diretto. 1-20, Tyus Edney, layup a segno, Tyus Edney, meno 5. Ultimo minuto che sta per cominciare nel primo tempo, 6 punti per Edney. In doppia cifra c'è solo Evans da una parte, dall'altra sono in due, Basile 11, ma Gaeton infortunato ora 17. Pick and roll alto, il blocco di Muriezinovic, Vujanic, linea di fondo chiusa e allora fuori, si riapre per Basile, Basile mette palla per terra, la schiaccia poi per Muriezinovic, che è servito, potrebbe essere, viene fermato fallosamente, vediamo. Gioco fermo dunque, no, fallo di Bulleri. Due tiri, fallo a Bulleri. Secondo fallo per Bulleri. Due tiri liberi per Gianluca Basile. 11 punti, 4 su 6 dal campo, 2 su 4 ai liberi. Intanto Abele Ferrarini sta raggiungendo già gli spogliatoi, mentre c'è lo staff medico della skipper che sta operando sulla caviglia di AJ Gaeton. Cercheremo di sapere qualcosa di più nell'intervallo. Basile segna e dunque 4 su 6 per lui con questo 2 su 2. Quando è già cominciato l'ultimo minuto della prima metà di gara di questa gara 1 di semifinale, Edney Okulaja, il passaggio schiacciato per Garbacosa, Garbacosa può andare uno contro uno, attenzione all'aiuto di Basile, buona circolazione, aperta la scatola con il tiro da tre di Bulleri, sbagliato, non è nella sua serata migliore, non poteva essere altrimenti visto che rientra dopo una lunga assenza Mujanić, non chiude il palleggio, gioca per i 16 secondi che restano per il possesso, c'è una discrepanza di 10 secondi fra il cronometro dei 24 e quello del secondo periodo. Vujanić, tripla, tripla Miloš Vujanić, attenzione perché è il massimo vantaggio per la skipper quando la Benetton all'ultimo possesso del primo tempo. Tyus Edney contro Mancinelli, 4, 3, un secondo allo scadere, Bulleri, non va la tripla, non va la tripla di Bulleri, dunque primo tempo che si chiude con la skipper in vantaggio per 56-46, 17 punti di AJ Gaeton, 13 di Basile, 11 di Vujanić, 9 di Smodish con 12 rimbalzi contro 16 della Benetton, Benetton che ha in doppia cifra solo Morris Evans, poi 6 a testa Edney, Jackson, Garbacosa, 4 a testa Pittis e Marco Nato, ma attenzione perché mentre la skipper ha 10 su 15 delle triple, per la Benetton solo 3 su 13, 3 su 13 da 3, 12 su 15 da 2, il totale dice 54%. Buon amico. Beh, sono due bei quintetti, secondo me che inizieranno tutte e due a uomo, però aspettiamoci qualche cambio difensivo, come dicevi tu, anche se per pochi momenti della Benetton, per vedere di cercare di mettere il famoso sassolino nell'ingranaggio. Anche perché c'è da considerare che il miglior tiratore da tre punti del primo tempo non c'è e probabilmente non ci sarà per l'intera ripresa, dunque vedremo. Intanto subito un errore però della Benetton che è andata a cercare la soluzione rapidissima, rimbalzo difensivo e nuovo possesso ora per la skipper, più 10, palla in mano Delfino, Mottola servito spalla a canestro, va uno contro uno, c'è l'aiuto di Marco Nato, ma Mottola accelera e va a concludere, più 12, nuovo massimo vantaggio skipper, 58-46 dopo 30 secondi della ripresa. Evans, Pittis, passaggio schiacciato per Marco Nato, si gira, apre per Garbacosa, prova la tripla, la mette, meno 9. E questo era un canestro difficile perché Garbacosa ha ricevuto palla all'altezza del ginocchio, ma subito si è messo in posizione e ha lasciato andare un tiro da 3. 15 punti in regular season di media, quasi 9 nei playoff per Jorge Garbacosa che ha superato anche lui un problema muscolare
nel corso del primo tempo. Vujanic per Smolic, piedi sull'arco, vale due punti, vale due punti, era con il piede sull'arco, due punti per Mattias Smolic, 60-49 più 11 dunque per la Skipper. Ora in difesa Henry contro Vujanic, potrebbe essere uno dei duelli decisivi della partita. Seguiamoli dunque, il passaggio schiacciato in angolo per Garbacosa, palleggio altissimo, poi ancora Henry, sfida Vujanic, cerca il contatto e la coordinazione contro l'avversario, realizza Henry. Si è restato in un fazzoletto Henry e ha realizzato un gran canestro. Ma adesso la chiave per la Benetton è la difesa, vediamo se Treviso inizia a difendere come sa. Pronto a entrare Oculace, ed ecco il recupero di Garbacosa, ha letto mezz'ora prima. Attenzione, si è fatto male. Si è reinfortunato alla stessa coscia. Si è stirato Garbacosa, ha provato a giocare ma un'altra fitta lancinante si è visto proprio nel momento dell'anticipo. A capo chino ora in panchina, subito trattato Garbacosa, mentre rientra dunque Ademola Oculaja. Era una perdita grave per la Benetton questa. Il giocatore che aveva appena fatto canestro da tre punti e recuperato un pallone. Pittis per Henry, Henry ancora, sfida Vujanic dal pick and roll laterale, va Ademola Oculaja a servire il taglio di Pittis dentro l'area sotto il fallo di Delfino. Era andato Pittis con grande decisione, questo taglio, ha ricevuto bene palla, poi forse all'ultimo non sapeva se schiacciare o appoggiare, c'è stato fallo. Intanto inquadrato il general manager della Skipper, Zoran Savic. E Pittis zittisce il pubblico realizzando il tiro libero. Ricky Pittis, 2 su 2. Concentrazione altissima, Riccardo Pittis per il momento 100% nei tiri liberi, 4 su 4. Meno 7, Benettoni recupero. Basile mette palla per terra, poi linea di fondo chiusa dal raddoppio di Marconato. E allora Mottola, tripla. Ma nasce la rabbia tutto di Messina. Nasce tutto dalla non difesa di Edni, che si fa perdonare in attacco qui e poi prende il balzo Marconato, ma non riesce a marcare il suo diretto avversario che poi va dentro e ne combina di tutti i colori. 63-55 più 8, Benetton in difesa, di 8 Skipper che attacca. La palla toccata, sporcata, 9 secondi per il possesso offensivo della squadra che sta conducendo. In questa azione difensiva Ives è riuscito a stare con Vujanic e è successo qualcosa di positivo per la difesa, quindi va via. Rimbalzo di Smolic, sbaglia da sotto, Mottola a segno da sotto ancora una volta, taglia fuori che arriva in ritardo e non è efficace per la Benetton. 7 minuti ancora dal pick and roll, il pallone per Oculaja. Ma è troppo ferma la palla, troppo ferma Pittis la palla. Pittis sbaglia, rimbalzo Basile. La Benetton non sta trovando attacco e rischia di beccare il contropiede. Ah, questo è un grave errore. Grave errore. Vujanic era andato su per tirare, poi ha visto l'uomo sotto canestro, voleva passargli la palla, ma non c'era più il passaggio. Risultato palla persa. Evans mette palla per terra, poi passa sul blocco in palleggio ancora. Apre per Oculaja, completamente smarcato. Sbaglia Oculaja, taglia fuori Mottola, rimbalzo per Smolic. Delfino. Quasi 4 minuti giocati nella ripresa. Supera la linea centrale in accelerazione, si era addormentato con il pallone in mano Delfino. Vujanic a gestire. 6 secondi, ora deve trovare la conclusione. Ma sbaglia, rimbalzo ancora senza taglia fuori e inchioda la schiacciata una mano. Mattias Smolic per la Skipper. 67 Bologna, 55 Treviso. Henry in attacco per i campioni d'Italia ancora. La palla per Oculaja. Chiude il palleggio per Pittis. Servito in taglio Evans. Evans ha stoppato fallosamente. E Delfino ha allungato il braccio quando stava andando su a concludere. Quarto fallo Delfino. E questo è un problema.
è un problema per Afrodito, vediamo, guardate, allunga il braccio, eccolo lì, Delfino proprio sulla conclusione. E mette piede in campo, non si era visto finora Marco Bellinelli, ma aveva detto Repesce, anche se non l'avete visto in queste ultime partite, state sicuri che Marchino, come l'ho chiamato Repesce, sarà pronto all'appuntamento. Ed ecco lo spazio ora per uno dei migliori talenti sotto i 20 anni della nostra pallacanestro. In un momento molto molto delicato, più 10 per la skipper, ma 2 su 2 per Maurice Evans. Ci avviciniamo alla metà del terzo periodo, pronto a rientrare Marcelo Nicola. Non potendo contare su AJ Guyton, ora con Delfino 4 falli. Sarà fondamentale il contributo di Vujanic. Bellinelli a questo punto che mette piede sul parquet e naturalmente Basile. Certo, sai, Bellinelli adesso non è che deve prendere particolari responsabilità subito, o perlomeno non dovrebbe, scaldarsi bene, giocare in difesa e prendere un tiro quando è libero. Attenzione perché deve essere sostituito Vujanic, probabilmente ha un sangue che esce sangue da qualche parte sul suo corpo, infatti va a farsi medicare. Per regolamento non è possibile stare in campo quando si sanguina. Al polso sinistro. E entra anche Prato, entra anche Prato. E non può rischiare Delfino, ovviamente, no, che ha 4 certo. Palli. Attenzione, cambio di difesa della Fortitudo, molto probabile nella prossima azione difensiva una zona mista, vediamo. Delfino fuori, Prato in campo con Bellinelli, Basile, Mottola e Smolic. Risponde con Oculaja, Ivans, Andy, Nicola e Pittis, la squadra campione d'Italia. Basile sbaglia il tiro, ancora al rimbalzo, stavolta alla meglio Pittis. Pittis chiude il palleggio. Nicola, ancora Pittis. 4 a zona e Bellinelli è uomo su Edney. Subito il primo fallo di Bellinelli. Box and one dunque. D'altronde lui è in campo per fare questo. Certo, anche perché Marco Bellinelli ha grande rapidità, piedi molto veloci, buona reattività, è alto, le braccia lunghe, può cercare di anticipare, vedete, faccia a faccia su Edney, in alto sul teleschermo. Non è fortunato Ivans e poi commette fallo. Aveva provato il tiro pesante. Vabbè, ma è un fallo che ci sta, non è un fallo cattivo, questo è un tentativo di rubare palla, è nel suo diritto cercare di fare questo tipo di azioni, poi viene beccato dal pubblico, secondo me a torto. Sembrato dire Ivans che devo fare. Ma certo, lui fa la sua partita. Basile perde palla, recupero Ivans. 10 punti di vantaggio skipper, Benetton in attacco, fallo di Smolic. Jackson pronto dal cubo, rientra per Capitan Pittis, terzo fallo intanto per Smolic. Ha messo un altro playmaker in campo Messina proprio per attaccare il Bellinelli box in one. Incollato sì. A Annie. Resta sul blocco Bellinelli e commette il secondo fallo. Ma andiamo a rivedere. Vediamo. Da qui veramente non si vede, era dietro Bellinelli, probabilmente il contatto c'è stato, forse più fallo di Prato che suo. Un po' di riposo per Basile. Dunque Vujanic rimette piede sul parquet, momento molto importante, vedete Guyton sorridente vicino a Pozzecco, questo dovrebbe raccontare quella che è la realtà al momento dei fatti. Seppure non metterà piede nella ripresa, è molto probabile che possa essere recuperato per la gara 2. Si giocherà a tamburo battente praticamente ogni 48 ore. 67-59, solo 8 punti dividono le due formazioni. Mottola, Bellinelli mette palla per terra, chiusa la linea di fondo. Smolic, il passaggio schiacciato, può andare uno contro uno ma preferisce passare e sbaglia. Doveva andare uno contro uno. Nicola, Ivans
sfida Mottola, va sicuramente a chiudere, vediamo, no, cerca ancora Nicola e mette la tripla. Time out Skipper, tripla di Marcello Nicola, 6 punti per lui, 2 su 4 nei canestri pesanti, meno 5, Benetton che si riavvicina con l'ispano argentino. 6 punti per lui, 5 da recuperare per i campioni d'Italia. Intanto c'è il sorpasso della Carisbo Futur Virtus a Iesi, 5-9-6-3 sul campo di Iesi, 5-9-6-3. Sottolineiamo 25 punti di Robinson, l'ex di Avellino, che stanno in forza la squadra di coach Cresta. 4 minuti da giocare qui al Paladozza della gara 1 della semifinale fra Skipper Bologna e Benetton Treviso. 67 Skipper, 62 Benetton. Ci apprestiamo a seguire 14 minuti di rara intensità. Partita già fondamentale degli equilibri di questa serie appassionante che vale l'accesso all'atto conclusivo per lo scudetto. Vujanic contro Jackson, che è un ottimo difensore, guarda la guardia che gli monta, infrazione, grandissima difesa di Jackson. Stavo tessendo le lodi proprio del grandissimo lavoro di Jermaine Jackson. Palla recuperata, infrazione di 5 secondi, fermo con la palla in mano. E parziale 0-7 per i campioni d'Italia che ora attaccano con Jackson. Nicola. E continua il box and one ordinato da Repesa, che lascia libero Ivan. Tripla, meno 2. 6-7, 6-5, meno 2 per la formazione trevigiana. In recupero parziale 0-10, il micidiale recupero della formazione tricolore. Ora Prato, c'è un contatto, si gioca con Prato contro Nicola, linea di fondo, Mottola prende il tabellone, perde palla la Skipper, momento delicato, sta pagando l'assenza di alcuni dei suoi uomini migliori la formazione di Repesa, va per il pareggio sulla linea di fondo. Ivans viene stoppato fallosamente da Patrizio Prato. Fallo di Prato. Andiamo a rivedere. Però il fallo c'è di Prato, non di Smodis, però Prato si vede chiaramente che Smodis dopo ha preso il pallone. Va a prendere il braccio. Eccolo lì, vedete il braccio destro di Prato sul braccio destro di Ivans. Sul braccio sinistro di Ivans, per la verità. Fuori dunque Prato, rientra Basile con Vujanic, Bellinelli. Guarda Franco, la difesa che sta facendo Repesa, la box and one, è una difesa che non si può tenere per tanto tempo, è una difesa tattica. La Fortitudo ha fatto questa scelta, non so per quanto ancora. Io credo potrà che dal prossimo avanti. Gioco offensivo della Benetton, che raggiunge il pareggio, è possibile che si vada a un cambio difensivo. Vujanic mette grande palla azione, per terra, va per il canestro personale, segna, subisce fallo, avrà il tiro libero supplementare. Guarda il potenziale da tre punti, rivediamo. Guarda gli occhi di Vujanic, nonostante la botta, gli occhi puntati sul ferro, non ha perso la concentrazione, si vedeva proprio, voleva questo canestro, ha fatto una grandissima azione Vujanic, molto presente. Guardate, nonostante il contatto, tutta la sua attenzione è sulla palla e sul canestro. La continuità dell'azione gli permette di andare in lunetta sul canestro segnato. Vujanic, tre punti, riporta a più 3 con il 14° personale di Bottino. Vujanic, la squadra vice campione d'Italia. Jackson in palleggio e torna a uomo la Fortitudo Skipper. Ha cambiato la difesa come prevedevamo. Passi di Nicola. Bisogna vedere se ha mosso il piede sinistro. Bisogna vedere se ha mosso il piede protesta sinistro Nicola. Messina. Protesta Messina, vediamo se ha fatto una partenza stessa mano, stesso piede. Nicola. Bisognerebbe vederlo da un attimo prima, ma magari dopo, quando ci sarà l'azione ferma. Adesso torniamo Vujanic, su. Penetra e scarica. Basile.
fuori per Smodish, Bellinelli, grande tiro di Bellinelli che sbaglia. Mujezinovic, rimbalzo d'attacco, segna. 72 Bologna, 67 Treviso. Enni sul blocco a centrocampo di Nicola. Nicola prova il siluro, sbaglia la tripla, rimbalzo toccato da Basile, poi Smodish a perfezionare il disimpegno difensivo dei bolognesi che superano la linea centrale. Bujanic prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo, Jackson toccato ma favorisce il recupero in attacco e l'altro possesso offensivo da Berinelli per Basile. 1:30 da giocare nella terza frazione, 1:30 sta per rientrare Marco Neto. Smodish, Berinelli contro Jackson, la palla per Bujanic sul blocco di Mujezinovic. Bujanic appoggia il tabellone, ribalta d'attacco, non c'è, taglia fuori, segna. Smodish subisce il fallo, avrà il tiro libero supplementare per la skipper. 74 a 67. Ma vedi, quando le guardie penetrano provocano l'aiuto dei lunghi. Qui Ademolo Curaja è andato a cercare la stoppata e ha lasciato sguarnito il tagliafuori. Rimbalzo in attacco, come prima aveva fatto Bellinelli, stessa azione, aveva sbagliato ma c'era stato rimbalzo in attacco. Vediamo se arriva qualche parziale dal campo di Siena dove si sta giocando l'altra semifinale. Qui è più 7 skipper che avrà un tiro libero alla ripresa dopo il time out. Momento delicato per la Benetton che aveva piazzato un parziale micidiale da meno 12 alla parità. Ora di nuovo avanti la skipper che allunga e può piazzare un parziale di 8 punti contro nessuno. Benetton che difficilmente potrà contare su Garbacosa e Fortitudo, che sicuramente non potrà contare su Gaetan. Adesso proveremo a informarci per vedere le condizioni di Garbacosa. 69 a 52, intanto a 9 minuti dal termine. È appassionante anche seguire insieme queste partite, lo sviluppo delle semifinali per lo scudetto e naturalmente della gara 2 della finale di Lega 2 fra Jesi e Carisbo Bologna. Sic e Carisbo sono in campo per gara 2 della finale di Lega 2. Qui c'è l'errore al tiro libero di Smodish. 7-4-6-7, rimane fermo il punteggio, 7 soltanto da recuperare per i tricolori. Jackson contro Bujanic, va a bloccare Marco Neto che ha uno spazio per la penetrazione dal centro, preferisce servire Ivans, alza la parabola, realizza Ivans, vuole il contatto, vuole ancora il fallo, l'arbitro Facchini comunque era in posizione ideale, non rilevato, si gioca, ultimo minuto della terza frazione. 5 palle in mano per la skipper, fallo su Vujanic di Jackson che non ha tenuto l'accelerazione, un primo passo micidiale, rivediamolo questo sì, primo aveva passo la mano appoggiata, aveva la mano appoggiata addosso all'attaccante. Guardate, vedete quando parte gli mette la mano destra sul palla petto. Per terra e va sì. Miloš Vujanic, una delle sue caratteristiche, ora quando, due tiri liberi. Quando abbassa la spalla Vujanic riesce spesso a battere l'avversario, lui però sbaglia il libero. Sbaglia il primo dalla lunetta, 14 punti, 5 su 9 dal campo, 1 su 3 ai liberi, ma attenzione perché Mujezinovic regala la palla a Ivans, contropiede a schiacciare saltando con la testa sopra l'anello. Era veramente altissimo Ivans, ok, non c'era nessuno. Impressionante, ma guardate la testa all'altezza dei 3-0-5 dell'anello. Meno 3, la Benetton c'è, la partita è più che mai viva, appassionante finale punto a punto per questa gara 1, ribaltamento per Bellinelli, è completamente libero, deve prendere questo tiro, non può rifiutarlo, lo mette Marco Bellinelli. 77 a 71, 13 secondi, ultimo possesso della terza frazione per i campioni d'Italia. Enni 6, cerca di battere Bellinelli, perde palla, attenzione, 3 secondi, Smodish, il tiro dalla lunetta quasi, sbaglia Smodish e dunque si va all'ultimo intervallo sul 77, skipper 71, Benetton più 6, ma partita più che mai aperta, più che mai incerta e tutta da seguire nei restanti 10 minuti di gioco effettivo. Buon amico.
Beh, la Benetton non sta trovando Edney, come abbiamo detto ha difficoltà in difesa, in attacco non ha ancora cercato un tiro da tre punti, proprio neanche uno. Ancora una volta semifinalista di Eurolega la squadra mensanina, battuta nel derby l'anno scorso nel finale palpitante proprio dai tricolori della Benetton, quest'anno dalla Skipper che poi ha ceduto di schianto nell'atto conclusivo contro i padroni di casa del Maccabi Tel Aviv, nuovi campioni d'Europa, Uleb, e si riprende a giocare, ultima frazione, 10 minuti per dirimere questa matassa intricatissima. Zona, Franco, 2-3, 2-3 della Benetton. E allora vediamo come attacca la zona con una circolazione di palla che è per il momento solo per le esterne. Basile, tripla, e psicologicamente questo è sicuramente un puntello non indifferente. Vediamo se la Benetton cercherà di giocare un po' per Marconato che finora ha 3 su 3 ma è stato servito poco. Guardate la difesa su Enni di Bellinelli. Jackson, tripla, risponde colpo su colpo la squadra trevigiana, meno 6. 80 per chi attacca, 74 per chi difende. Vujanic chiama al centro, gioca in posizione di Boas Moric che poi mette palla per terra e va a attaccare l'anello. Vujanic pronto a recuperare il pallone, subisce il fallo, devono fare più attenzione in taglia fuori, la Benetton sta concedendo troppi rimbalzi, era avanti nel primo tempo, ora è sotto nei rimbalzi. Beh, ben 10 rimbalzi in attacco della Skipper, sono contro veramente appena 6 della Benetton, ci sono tanti. Anche se sai, per esempio, questo rimbalzo può succedere perché stai difendendo a zona e Mujezinović ha preso posizione molto bene sul lato debole. Tanto questo è un problema, il quarto fallo di Maurice Evans. Maurice Evans, il miglior uomo in campo, sì. 26 punti, 9 su 15 dal campo, 6 su 6 ai liberi, 25. La valutazione ora con 4 falli lo deve preservare per metterlo in campo magari negli ultimi 5-6 minuti. Ettore Messina. Dunque fase delicatissima della partita in lunetta, Mujezinović, il primo va, 81, Skipper, 74, Benetton, 5 punti, Mujezinović, 4 falli subiti, 6 rimbalzi, va per la doppia cifra di valutazione e la raggiunge con il suo 6° punto personale, 10 la valutazione, Mujezinović, 6 più 6, niente male, venendo dalla panchina. Ottime rotazioni da una parte e dall'altra e vedete che Mujezinović legge mezz'ora prima l'intenzione, va in contropiede dopo il recupero sui 6-25, inchioda la schiacciata e torna in doppia cifra il vantaggio della squadra di casa, 84-74. Edney in palleggio, rischia molto, viene raddoppiato, fuori per Nicola, non c'è lo spazio per un tiro, allora Pittis in avvicinamento, sbaglia il mezzo gancio, la palla per Vujanic, contropiede innescato, Bellinelli mette palla per terra, ribalta per Basile, Basile tira in avvicinamento, sbaglia, rimbalzo, Edney, la Benetton ci crede, supera la linea centrale, ora però c'è il fallo, attenzione perché Mujezinović sotto canestro ha preso un contatto ed è terminato a terra, un contatto al capo fortuito. Sì, ma è stato interrotto il gioco, non ma c'è fallo. Non c'è fallo, avrà c'è fallo. Di nuovo 24 secondi in attacco. La rimessa dunque in attacco per i verdi della Marca con Riccardo Pittis, un'occhiata del quintetto con Jackson, Nicola, Marconato e Taisenni. Capitano Pittis rimette per Enni, risponde con Bellinelli, Mujezinović, Smolic, Basile e Vujanic, la squadra di casa, controllo difficile, servizio splendido per Marconato da sotto, sbaglia, un rigore, poi il rimbalzo difensivo Mujezinović, ma occhio al lavoro sporco di Smolic che è stato eccezionale nel taglia fuori. Beh, i due ha lunghi tenuto una montagna. Si stanno battendo bene sotto canestro. Due minuti, Bellinelli. E attenzione all'attacco alla zona, c'è sovrannumero da un lato. Basile, tiro corto, rimbalzo. Enni, la palla dietro la schiena, va in contropiede, c'è fallo di Bellinelli, terzo fallo personale. Ha rischiato anche l'antisportivo. Ma sì, però era ha cercato di prendere la palla, vedi. Edni, più veloce di lui, incrocia il palleggio. E poi va curiosamente proprio a infilarsi nella canottiera. Esatto. Cambio per Edney,
non è ovviamente nella sua giornata migliore, anche se ha realizzato 10 punti a 4 su 5 dal campo. E intanto succede di tutto sotto canestro, servizio per Pitis che si avvita ma va a proprio a sbattere la palla sotto il ferro. Basile, 10 punti, palla in mano, e a questo punto ogni possesso può diventare quello decisivo. Perde palla Muniozinovic, Ivanz lo recupera, dunque questo pallone delicato, importante, la Benetton manovra con Jackson e c'è fallo di Muniozinovic. Si è abbassata proprio la sbarra del passaggio a livello. Questo è un fallo da playoff. Sì. Questo è un fallo non cattivo, ma per impedire il gioco da tre punti. Vedi, torna male la Fortitudo, lascia un buco e Muniozinovic dice beh ormai sono saltato, aspetta che il canestro non te lo faccio fare. Beh, no. Non cattiva però. Terzo fallo, 84-74, 10 punti, qui la partita è ancora incerta mentre sembra già segnato il primo confronto a Siena, dove c'erano 17 punti fra Montepaschi e Scavolini, inquadrato per un attimo Thomas Van de Spiegel, anche lui ha referto oggi ma non ha messo piede sul campo. Sai Franco, spesso gli spettatori o i telespettatori a casa magari credono che i falli, quelli cattivi, siano dove si vede una mano che cala sul braccio dell'avversario. Non è così, questi sono falli spettacolari. Che però, intanto qui rivediamo la schiacciata in contropiede. Di elementi spettacolari. Esatto. Muniozinovic che recupera e va in contropiede, mangiandosi mezzo campo. Intanto guardate, a 4 dal termine, Scavo sotto di 21 a Siena, 81-60, partita virtualmente chiusa. Siena dunque sull'1-0 contro una Scavolini che evidentemente ha pagato la breve distanza fra una partita e l'altra dopo la serie appassionante contro una Pompea Napoli che è uscita a testa altissima da questi playoff. Momenti indimenticabili vissuti al Pala Lello Barbuto quest'anno grazie alla società del presidente Maione, Andrea Fadini e coach Mazzon, davvero uno squadrone che promette di regalare per gli anni a venire nuove soddisfazioni al pubblico napoletano. Jackson in lunetta, 7-15, qui è ancora lunga, primo c'è, meno 9, 75 Benetton, 84 Skipper. Intanto è 75 pari a 3 minuti dal termine a Iesi, fra Sic e Carisbo, 75 pari, qui sbaglia Jackson, il secondo libero è importante, ora anche un libero, meno 9, sono 3 triple, 3. È la zona 2-3 della Benetton. Vediamo come l'attaccano con Smorici al centro, gli ruba palla Okulaja, poi Basile, Basile rischia di inciampare, poi sbaglia da tre, fallo di Mottola. Fallo di Mottola ai danni di Marcello Nicola, eccolo qua il finnico numero 4 della Fortitudo, Jasmine Repeja a colloquio con i suoi ragazzi dalla panchina. 7 minuti scarsi, 9 da recuperare. Benetton, un altro possesso, vediamo se proveranno anche a cercare la soluzione da fuori con la stessa costanza che hanno avuto finora, ma magari con una percentuale più alta. Intanto c'è l'intervento di Cicoria. E un altro fallo a Mottola, appare sul taglio. Quarto? Sì, era rimasto dietro a Marconato. Terzo fallo. Terzo fallo Mottola. Quarto fallo di squadra, quarto fallo di squadra. Ed è zona di nuovo della Fortitudo. Che partita, segna Ivanz. Che partita. 3:30, Morris Ivanz, meno 7, 6 minuti e 30, ancora lunghissima la partita, ancora lunghissima. Sta per rientrare Delfino, lo ricordiamo gravato di 4 falli con una virgola ancora nel suo score personale. Bellinelli non chiude il palleggio, 8 secondi, la ricezione va in ritmo, Bellinelli il passaggio sul lato e sbaglia Bellinelli, la palla supera il tabellone, dunque rimessa Benetton, la Benetton c'è e sta giocando la rimessa da lato corto per andare a provare a ridurre questo meno 7 per dare vita a 6 minuti finali al Cardiopalmo. Jackson, il taglio di Ademola Okulaja sul lato destro mentre è servito Ivanz, sbaglia la tripla del meno 4. Non c'è taglia fuori di Mottola, ma c'è Bellinelli, una palla ruba la palla a Marconato, serve in movimento al centro Basile, poi Vujanic mette palla per terra, si gioca 18 secondi, Basile vuole più pressione, coach Messina, Basile, Mottola,
sbaglia il tiro, rimbalzo Ivans. Ivans ha decollato per prendere questo rimbalzo. Si schiera ancora la zona bolognese. Jackson, ricezione, c'è fallo di Basile. Mette palla per terra e subisce il fallo da Gianluca Basile. E si è visto battuto, Basile ha allungato il braccio cercando di rubare palla. Fallo, raggiunto il bonus, due tiri liberi per Oculaja. 5 minuti e 20 al termine, time out. Questo secondo fallo commesso da Gianluca Basile, 16 punti, un punto meno di AJ Guyton, che resta comunque il miglior realizzatore della formazione di casa, 14 Vujanic, fermo lì, e poi 9 di Annamotola, 8 di Mujazinovic dall'altra parte, 28 Ivans, 10 a testa Jackson e Annie. Si sta abbassando un po' il ritmo, complice anche le difese con molta zona usata da entrambe le squadre, quindi un po' meno contropiede perché tutti tornano subito indietro. È chiaro anche un po' la stanchezza a questo punto della partita. Le due squadre stanno facendo a meno, lo ricordiamo, i giocatori importanti per la Benetton. Garbacosa non sta giocando intanto. 8-7, 6-2 a 2 dal termine, ma questa partita è già chiusa da tempo. Mentre, attenzione, all'ultimo minuto a Iesi, il punteggio vede SIC 81, Carisbo, Futur Virtus 78, 8-1-7-8, manca un minuto al termine al Palatricoli di Iesi. Nella gara 2 della finale di Lega 2, gara 1 se l'è aggiudicata la formazione di Gresta. 84-77, qui mancano 5 minuti e 20, è più lunga e può ancora succedere davvero tutto. Oculaja in lunetta. Sbaglia il primo libero. La Benetton fino a un certo punto aveva persino il 92% dalla lunetta, adesso 85%, che comunque è una buona percentuale, mentre invece solo il 56% dalla lunetta per la Fortitudo. 84-78, 5-13. Basile blocca a Mottola per Vujanic, palla in angolo, è libero, deve tirare, lo prende questo tiro, lo sbaglia Smolic, rimbalzo d'attacco, Mottola, attenzione, scivola. Adesso questo è da vedere, non è così, infatti secondo me ragione Cicoria, perché Jackson ha fatto un numero incredibile. Che numero! Andiamolo a rivedere se ci riusciamo. Guardate che cosa accade, perché Mottola prima si tuffa con Ivans. E Ivans riesce a toccare la palla tra le gambe di Mottola. Guardate adesso, arriva Jackson che salta da dentro il campo senza pestare la riga e poi butta la palla su Mottola prima di ricadere. Questo, la presenza mentale di Jackson è stata incredibile. Attenzione a Nicola da tre, rimbalzo. Vujanic, Delfino, a segno, tripla. Delfino è la prima della sua partita dopo due errori dall'arco. Piede però sull'arco, dunque un piede sull'arco vale due punti. 84 diventa 86 e 78. Ivans segna, Morris Ivans, 80 Benetton, 86 Skipper, 4-10. Si può dire che è una gran partita, io mi sto divertendo. Assolutamente sì, grandissima gara 1 fra Skipper e Benetton, l'anno scorso finale scudetto, non poteva essere altrimenti, tutto può ancora succedere. 4 minuti al termine, 4, la palla toccata dalla difesa ma recuperata ancora da Vujanic che spara. No. Il siluro, 3.50, tripla, più 9. Beh, questa l'ha inventata. 17 Vujanic e guaglia Guyton. Ha inventato un canestro qui, Vujanic in una difficoltà incredibile. Marco Nato stoppato fallosamente. Grandissima giocata qui della Benetton, canestro cercato. Si lamenta la perfetta esecuzione dello schema. Si lamenta la Fortitudo per un fallo, per un blocco sul post, però qui c'è il fallo perché è andato sul braccio Smodis. .337 da giocare, 89-80. Marco Nato in lunetta, sbaglia il primo Denis Marco Nato,
Intanto attendiamo conferma di un 83-82 a Iesi, 83-82, attendiamo conferma se è il risultato finale. Non è ancora il risultato finale, è il risultato agli ultimi secondi. Vi daremo fra poco l'aggiornamento conclusivo di questa gara 2 della finale di Lega 2, mentre Smolic ha qualche istante di incertezza, poi c'è il passaggio per Basile. Non ha incertezza Basile, però, che è andato dentro. Va diretto in maniera incredibile. Danello. Jackson penetra e scarica, Henry da fuori, prova la tripla, sbaglia, rimbalzo lasciato scorrere sul fondo, palla per la skipper. 91-81, sta per rientrare Bellinelli, sta per rientrare Bellinelli. 3 minuti e 7 secondi. Messina ha riprovato Henry nella speranza che inventi qualche cosa che riporti in partita la Benetton. Un fallo di squadra per la Benetton nella quarta frazione, raggiunto il bonus dalla skipper. Bellinelli, Basile, attenzione al tiro da due, sbaglia. Buon lavoro in attacco della skipper che recupera evitando il tagliafuori. Altro possesso, attenzione, perché ha un pallone che potrebbe essere decisivo. Mottola, Bellinelli, la finta, 10 secondi, attenzione, Ivan Sarruba va in contropiede, schiaccia due mani, meno 8 Benetton. E Ivan ha letto un quarto d'ora prima quello che stava succedendo sul lato debole, è 32 partito. Punti, 29 la valutazione, 12 su 19 dal campo, 6 su 6 ai liberi, 3 rimbalzi, che partita, che spettacolo. La palla per Basile, sbaglia, rimbalzo toccato da... E sono andati in due sulla palla Bellinelli e Okulaja. Time out a 2 minuti e 8 secondi dal termine. 2 minuti e 8 secondi. Andiamo a rivedere. Ha toccato Okulaja, secondo me Bellinelli stava per mettere le due mani sul pallone, si è fatto valere a rimbalzo in attacco Bellinelli, anche se ha perso quell'ultima palla, quel passaggio intercettato per il contropiede da Maurice Ivan. 91-83 il punteggio quando mancano 2 minuti e 8 secondi. Vediamo se arriva il finale di Iesi e il finale. E allora è confermato 83-82, la SIC Iesi batte la Carisbo Futur Virtus ed è 2-0 nella serie finale. Dunque ora si giocheranno due partite al Palavalagutti di Casalecchio di Reno in casa dei bolognesi, una sicura, la quarta eventuale ovviamente, perché la formazione iesina vincendo tre partite avrebbe già in pugno la promozione della massima serie. Dunque 2-0 per il momento della finale di Lega 2 e attendiamo il finale di Siena, ma la Montepaschi Menzana era abbondantemente già con il successo in tasca dall'inizio del quarto periodo. Rimessa lato corto per la skipper, cominciano gli ultimi due giri di lancette, ecco il finale 94-67 grazie a Maurizio Bezzecchi. Questo è un buon pallone per Basile, tripla 94-83 più 11 per la skipper, più 11. E vediamo se la Benetton nella prossima azione rimarrà a zona, credo sia difficile. E qui Ivans continua il suo show personale di Maurice Ivans, 34 scrive a referto, che partita, ma non è ancora sufficiente. Vujanic, 9 punti in 1 minuto e 40 da difendere, è un buon guarda, bottino. Si sono sbagliati, c'è chi sta difendendo a zona e chi uomo nella Benetton. Sporca questa linea di passaggio verso l'esterno, Jackson. Se Jackson concede 9 secondi soltanto, 9 secondi. Si sbraccia Jackson e dice siamo a uomo, vediamo se l'hanno capito tutti, pare di sì. Ora sì, adesso. Ora sì. 85 secondi, è forse la palla decisiva questa. E c'è il fallo, non fallo segna, su ma avrà i due tiri liberi. Milos Vujanic a 1-21 dal termine, probabilmente se riesce a metterli entrambi inchioda il punteggio per la vittoria finale della squadra di casa. Avete visto l'anca, il colpetto di anca di Jackson, il bravo primo lo mette Vujanic. Lui si è fatto proprio, ha aspettato quasi il difensore per prendere il contatto. Comunque grandissimo Basile con Vujanic nel secondo tempo senza AJ Guyton, mette i due tiri liberi Vujanic. E a questo punto vedete in piedi Gianmarco Pozzecco,
anche Van de Spiegel, Smorish, la partita è chiusa. 70 secondi, la skipper ha le mani sulla vittoria. 96-85, comincia l'ultimo minuto, al Pala d'Ozza, il pubblico in piedi. Dunque gara 1 è stata appassionante per 38 minuti abbondanti. La Benetton è riuscita a più riprese a stare lì in parità, ad andare avanti, a prendere un margine anche importante, poi ha subito la rimonta nel primo tempo grandissimo AJ Guyton, poi infortunato alla caviglia. Vedremo se sarà recuperabile per gara 2 al Pala Verde di Villorba. AJ Guyton, uno dei migliori in assoluto di questa serie dei playoff 2003-2004, ma nel secondo tempo è venuto fuori Gianluca Basile, è venuto fuori Milos Vujanic e hanno fatto la differenza per Bologna insieme a Mattias Morish per il successo di questa gara 1 della squadra di casa, che ha il vantaggio del fattore campo, l'eventuale quinta da giocare su queste tavole in caso di arrivo sul 2-2. E comunque una serie appassionante che promette emozioni e spettacolo fra le due finaliste dell'anno scorso. Lascia scorrere il cronometro, Anno Mottola 96 skipper 87 Benetton. Vediamo se è questo, sì, il risultato finale. Gela il pallone, Gianluca Basile nelle sue mani, la stretta di mano cavalleresca con Tyus Sandy, la stretta di mano fra i protagonisti di questa appassionante gara 1. Esulta il pubblico del Pala d'Ozza, salutano i propri beniamini anche i tifosi trevigiani, Rebels arrivati a Treviso. Qui a Bologna esce comunque a testa alta la Benetton, che dovrà recuperare il miglior Bulleri, dovrà recuperare tutti quelli che sono stati a più riprese infortunati nel corso di questa stagione e che stanno cercando di trovare la migliore condizione in questa serie che decide l'accesso alla finale. Dall'altra parte vedremo quelle che saranno le novità domani, soprattutto domattina, come sarà la caviglia di AJ Guyton. Ma intanto... beh, anche Pozzecco, che non ha giocato stasera. Ma questo lo sapevamo già, sì, in partenza. Però, insomma, vediamo come starà, se sarà della partita a Treviso. E certo è che questa sera, con i due punti appena di Carlos Delfino, la skipper potrà sperare di trovare un altro protagonista nelle prossime sfide. Beh, le guardie della Fortitudo skipper hanno dominato il confronto, sono state letali, hanno giocato bene contro la zona e la